la sua santa parola. Gloria al nome del Signore. Signore, ti lodiamo e ti benediciamo e ti celebriamo, Signore Dio. Ti rendiamo la lode, l'onore e la gloria, Signore. Santo è il tuo nome, Signore Dio. Santo è il tuo nome, Signore Gesù. Santo è il tuo nome eterno. Benedetto tu sei, oh Dio. Gloria e lode siano a te, Signore Gesù. Grazie per la tua bontà, grazie per la tua misericordia, grazie per la forza, l'aiuto, il sostegno che ci dai ogni giorno. Grazie per come, oh Signore Dio, ti prendi cura della nostra vita e grazie anche perché ci hai riuniti insieme qui, in questo luogo che è una casa di preghiera, per poter cercare la tua faccia e meditare la tua parola. Grazie per questo pane che discende dal cielo, che è capace ancora oggi di saziare la vita di coloro che cercano giustizia e verità, e ti preghiamo, Signore, che lo Spirito tuo possa parlare ai nostri cuori e che i nostri cuori siano ben disposti per ricevere i tuoi insegnamenti e metterli in pratica. Ti preghiamo, Signore, per coloro che non potranno essere presenti, ti preghiamo per quanti ancora magari devono raggiungere questo luogo, ti preghiamo per tutto il tuo popolo sulla faccia della terra. Signore, tienici fedeli a te fino alla fine, affinché un giorno ti possiamo vedere nel cielo. Rimani con noi, oh Signore Dio, ascolta questa preghiera perché te la presentiamo nel nome di Gesù tuo figlio che è con te, benedetto in eterno. Gloria al tuo nome, Signore Dio. A te la lode, l'onore e la gloria, Signore. Tu sei benedetto, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Il nostro principio è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. State comodi, gloria a Dio. Gloria al Signore. Continuiamo lo studio della seconda epistola ai Corinzi. La volta scorsa abbiamo visto come l'Apostolo Paolo ha parlato, delle consolazioni che Dio dà nell'afflizione, che è un motivo di incoraggiamento per noi, perché quando siamo afflitti ci possiamo rivolgere al Signore per essere da Lui consolati. Abbiamo visto il motivo anche delle sofferenze di Paolo. Perché Paolo aveva sofferto? Uno, per essere consolato, e due, in modo tale che potesse essere di aiuto per coloro che si sarebbero trovati in futuro nella sua stessa condizione e poter dire come Dio ha consolato me, Dio è pronto a consolare ancora voi. E poi l'Apostolo Paolo parla della liberazione ricevuta da parte di Dio in una situazione nella quale erano talmente afflitti da pensare che sarebbero morti, il Signore era intervenuto e li aveva liberati. E dichiara Paolo, verso 10 di 2 Corinzi 1, egli ci ha liberato e ci libererà. E poi abbiamo visto la richiesta di Paolo di preghiere alla Chiesa di Corinto, cooperate anche voi con noi per la preghiera affinché per il beneficio che noi otterremo, molte persone possono rendere grazie a Dio e questo ci ha insegnato come sia importante pregare l'uno per l'altro e quanto potente ed efficace sia la preghiera fatta nel nome di Gesù con fede. Ora l'Apostolo Paolo continua a scrivere e difende sotto alcuni aspetti il suo ministero, perché l'Apostolo Paolo nella Chiesa di Corinto evidentemente era stato in qualche modo criticato. Cominciamo a leggere 1 Corinzi 2, i versi da 12 fino a 14. Scusa, ho sbagliato. Seconda Corinzi, ti chiedo scusa, perché Seconda Corinzi stiamo studiando. Seconda Corinzi 1, da 12 a 14. Chiedo leggere. Questo è infatti il vostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio, poiché non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere e comprendere e spero che sino alla fine capirete. Come in parte avete già capito che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo evidenzia, verso 12, che la sua testimonianza nel mondo, in un modo particolare verso i Corinti, era stata caratterizzata da sincerità
e semplicità, che sono due cose che ci devono caratterizzare ancora oggi. Semplicità e sincerità. La semplicità ci porta, innanzitutto nei rapporti con Dio, a ricevere tutto quello che Lui ci ha promesso. Facciamo troppi calcoli. Dovremmo essere invece un po' come i bambini che, grazie a Dio, credono a tutto quello che il loro papà o la loro mamma gli dicono, e proprio per questo riescono ad avere un rapporto libero, bello, con i propri genitori. Il nostro Padre Celeste è più buono di qualsiasi padre di questa terra, e quello che Lui ci promette ce lo darà. E noi dovremmo ricevere con semplicità le promesse di Dio. E dovremmo essere semplici anche nei nostri rapporti. Il nostro parlare, il nostro agire, il nostro modo di relazionarci l'uno con l'altro deve essere improntato alla semplicità. Il che significa che ci possiamo e ci dobbiamo fidare l'uno dell'altro. Ci possiamo innanzitutto e di conseguenza ci dobbiamo fidare l'uno per l'altro. Il che significa che quando parliamo, e lo vedremo più avanti, quando diciamo qualcosa, lo diciamo perché lo sentiamo col cuore. Non perché è una buona parola da dire in quel momento, non perché è una espressione ipocrita che nasconde nella realtà altri sentimenti. La semplicità ci porta a dire ciò che è vero e ciò che è nel nostro cuore. E Dio ci aiuti ad essere semplici. Perché la Chiesa del Signore è sempre stata caratterizzata dalla semplicità. In Atti capitolo 2 è scritto che andavano alle riunioni con gioia e con semplicità. E Dio sia lodato per la semplicità. Oggi le persone nel mondo, e Dio allontani questo spirito dalla Chiesa, sono diventate tutt'altro che semplici. Sono maliziose, cattive, ipocrite, tendono il male. Quando parlano cercano di metterti davanti dei tranelli per farti cadere. Noi siamo cristiani, per grazia di Dio, e abbiamo imparato a spogliarci da queste cose, perché lo Spirito di Cristo è venuto ad abitare in noi e non ragioniamo più con la mente del mondo, ragioniamo con la mente di Cristo. Semplicità e sincerità. Interessante questo vocabolo, perché si riferisce a quel processo di pulitura che si ottiene strizzando e scuotendo uno straccio, oppure passando ad esempio il grano dentro un setaccio in modo tale da separarlo da tutte le impurità. Il fatto che noi siamo sinceri vuol dire che abbiamo imparato, grazie all'opera dello Spirito Santo, di allontanare da noi tutti quei residui della vecchia natura, in modo tale che nei rapporti e nelle azioni siamo delle persone che sono trasparenti. Tant'è che un altro significato vuol dire una cosa esposta al sole che si rivela senza macchia. Ora, vi sarà capitato delle volte di vedere un vestito bianco, un qualsiasi altro pezzo di stoffa che sembra pulito. Quando però lo metti al sole, ti accorgi che c'è una macchia che non si vedrebbe altrimenti. Ecco, il termine sincero significa proprio questo nell'originale greco: qualcosa che anche se esposto al sole rimane pulito. E noi dobbiamo essere sinceri. Seconda Corinzi, Pina, capitolo 8, verso 21. Perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. Questo nostro comportarci onesto deve essere davanti a Dio e davanti agli uomini. Davanti a Dio e davanti agli uomini. E l'Apostolo Paolo dice: questo è il mio vanto. Nel mondo, con voi in un modo particolare, in generale, sono sempre stato sincero e semplice. E, aggiunge l'Apostolo Paolo, non ho agito quindi con la sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché c'è un modo di agire che è proprio di questo mondo, che non ci appartiene più per grazia, e c'è un modo di agire che è insegnato dalla grazia e quindi dalla parola di Dio. E Paolo, come ognuno di noi, si deve comportare non secondo il mondo, ma secondo Cristo e il suo esempio. E allora possiamo veramente essere di quelli che vengono classificati dagli altri come cristiani, perché si vede in noi riflesso il carattere di Cristo. E appunto, aggiunge l'Apostolo Paolo al verso 13 e 14 che abbiamo già letto, non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere, comprendere, spero che avete capito,
che voi siete il nostro vanto e noi, gli apostoli, sta dicendo, siamo il vostro vanto. Ora, l'avversario cerca sempre di dividere ciò che Dio ha unito. Una delle cose che l'avversario attacca, Satana, l'inferno, è il matrimonio. Gesù disse: non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. C'è un'altra cosa che Dio ha unito. Giovanni capitolo 17. È Gesù che prega. Padre, io ti prego che come io e te siamo uno, anche loro. Chi sono questi loro? I discepoli. E oggi chi sono? Noi. Come io e te siamo uno, loro siano uno. Voi siete il mio vanto, io devo essere il vostro vanto. La Chiesa che c'è in Italia è il nostro vanto. E per la Chiesa che c'è in Italia noi siamo il loro vanto. Perché siamo il corpo di Cristo, ciascuno secondo la sua parte. Siamo, passatemi il termine, un modo di dire, mi capirete, orgogliosi di appartenere al popolo di Dio e ci vantiamo di essere parte del popolo di Dio, anche perché non lo meriteremmo. E proprio per questo ci vantiamo di appartenere al popolo di Dio, perché è qualcosa che Cristo ha reso possibile mediante il suo sacrificio. Continuiamo a leggere 2 Corinzi 1, chiedo scusa Maria Antonietta, dal verso 15 fino al verso 22. Con questa fiducia per procurarvi un duplice beneficio, volevo venire prima di voi e passando da voi volevo andare in Macedonia, poi dalla Macedonia ritornare in mezzo a voi e voi mi avreste fatto proseguire per la Giudea. Prendete dunque questa decisione, forse agito con leggerezza, oppure le mie decisioni sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì, sì, e il no, no. Or, com'è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolto non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato per voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma sempre è stato sì in Lui. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Or colui che con voi vi fortifica in Cristo e che ci ha unito in Dio, Egli ci ha pure segnato con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Allora l'Apostolo Paolo dice, proprio alla luce di tutto questo, cioè del fatto che con voi sono stato sincero, onesto, proprio alla luce del fatto che voi siete il mio vanto, mi ero fatto un programma. E il mio programma qual era? Lo illustra. Era quello di andare in Macedonia e nell'andare in Macedonia ripassare da Corinto, fermarsi da loro e poi proseguire il viaggio. Poi ritornando dalla Macedonia, il suo intento qual era? Ripassare di nuovo a Corinto, fermarsi da loro e poi proseguire il suo viaggio. Per dei motivi che non ci vengono specificati da parte dell'Apostolo e che non troviamo neanche nel libro degli Atti, questo viaggio non avvenne. L'Apostolo Paolo quindi non si recò in Macedonia, non passò quindi dai Corinti né all'andata né al ritorno, perché non ci fu né un'andata né un ritorno. Quali furono le conseguenze? Lo leggiamo tra le righe. A Corinto cominciarono a dire: questo Paolo dice una cosa però poi non la fa, e quindi il suo parlare una volta sì e una volta no, e quindi non è affidabile. E l'Apostolo Paolo dice: guardate che io ho imparato da Cristo che il parlare deve essere sempre, come si dice, se sì è sì, se no è no. Infatti lo dice chiaramente. Aspetta, se non era andato non è perché aveva agito con leggerezza o perché si era rimangiato la parola, ma perché evidentemente erano successe delle cose che lo avevano costretto a cambiare piano, e Paolo giustamente ed evidentemente li aveva avvisati, altrimenti non avrebbero saputo del fatto e non avrebbero detto il suo parlare una volta sì e una volta e no. Questo ci insegna che nella vita, quando una persona si comporta onestamente e coerentemente, e che quindi se deve fare una cosa la fa, e se non la può fare dice: guardate, non è possibile farlo, è da apprezzare e non da criticare. Sbagliamo quando promettiamo qualcosa e poi non la manteniamo e non diciamo nulla. Lì sbagliamo.
Ma quando qualcosa promettiamo di farle e poi non la possiamo fare e diciamo scusami, avrei voluto venire, ti avevo promesso che sarei venuto, che avrei fatto, ma non mi è stato possibile, quelle sono persone da stimare, da apprezzare, da imitare. Perché il nostro comportamento cristiano, sincero e trasparente, ci porta anche ad agire in questo modo. Quindi l'Apostolo Paolo dice, non ho agito con leggerezza, non ho agito in modo carnale. Quante volte abbiamo dovuto cambiare i nostri programmi? Tante volte. E perché eravamo leggeri o carnali? No, sono cambiate le circostanze. Semplicemente quello. E alla luce di questo siamo stati costretti ad andare in un posto diverso, a non fare una determinata cosa, eccetera. Quante volte avevamo programmato domani farò questo, quest'altro, quest'altro, poi la mattina ti alzi, un po' di freddo, metti il termometro sotto l'ascella, la febbre, non puoi più uscire. E sei stato leggero, carnale? No. Semplicemente non c'erano più le condizioni per farlo. E allora l'Apostolo Paolo dice, proprio alla luce di questo, non giudicatemi negativamente. È stato soltanto qualcosa che è accaduto. Però quello che vi voglio dire, aggiunge l'Apostolo Paolo, è che se anche io posso in qualche modo per circostanze particolari cambiare programmi, sappiate che Dio rimane fedele e le sue promesse hanno il loro sì ed amen in Lui. E Lui non cambia programma. Lui le cose che promette le mantiene perché non ci sono circostanze che gli possono imporre di modificare i suoi piani. Perché mentre noi facciamo programmi e delle volte dobbiamo cambiarli, il programma di Dio, che è eterno, avrà il suo compimento. E allora proprio per questo l'Apostolo Paolo dice, sappiate che tutte le promesse di Dio, tutte, nessuna esclusa, hanno il sì in Lui e proprio per questo noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. In altre parole, quello che Dio dice lo adempie e noi alla luce di questo ci diciamo, Signore, grazie, e crediamo a quello che Lui ha promesso. E anche questo fa parte del nostro essere sinceri e del nostro essere cristiani che credono in quello che il Signore dice in modo tale che la sua parola possa trovare compimento nella nostra vita. Aggiunge l'Apostolo Paolo, colui che vi fortifica, anzi colui che ci fortifica in Cristo, è anche colui che ci ha unti, e costui è Dio, il quale ci ha segnato con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi l'Apostolo Paolo, dopo aver evidenziato innanzitutto il fatto che lui nel parlare non era uno che diceva una cosa e poi ne faceva un'altra, dopo aver evidenziato che non aveva agito con leggerezza o con carnalità, ma semplicemente era stato impossibilitato a fare quello che si era programmato, dopo aver evidenziato che Dio invece mantiene le promesse che fa, incoraggia i Corinti dicendogli: il Signore è quello che ci fortifica, è quello che ci unge, è quello che ha posto su di noi il suo sigillo, è quello che ha messo nei nostri cuori la caparra dello Spirito Santo. Quando siamo deboli, chi ci può fortificare? Ricordiamocelo: il Signore. Quando nella nostra vita abbiamo bisogno dell'unzione di Dio, chi ce la può dare? Il Signore, ricordiamocelo. Perché oggi molti corrono a destra e a sinistra cercando l'unzione qui e lì. L'unzione viene da Dio, come la forza viene da Dio, come il sigillo viene da Dio. Chi ci può far diventare cristiani? Chi ci può rendere figli di Dio? Forse una chiesa? Una denominazione religiosa? È Dio che ci fa suoi figli ed è Lui che ci dona la caparra dello Spirito Santo. Ora, la caparra, come sapete, è qualcosa che viene data in attesa di ricevere la pienezza. In altre parole, quando una persona, che so, compra una casa, versa la caparra e in seguito dovrà versare il resto, la differenza. Ora, il Signore, nel giorno in cui ci ha acquistati, ha versato nei nostri cuori la caparra dello Spirito Santo, ma poi Egli ci vuole dare la pienezza. Nel giorno in cui ci ha acquistati, ci ha sigillati, il che non significa che ha messo il silicone, ma significa che ha posto il suo sigillo, il suo timbro di appartenenza. Noi siamo per grazia Suoi. Basti ricordare, se qualcuno di voi l'ha mai visto, quei film western dove si vedevano gli animali che venivano timbrati, non mi viene la parola giusta, marchiati
con dei ferri incandescenti e sulla base di quel marchio si riconosceva a chi appartenevano. I re di una volta usavano un sigillo reale che era posto qui sul loro anello, che veniva impresso nella cera lacca quando una lettera veniva spedita, e si riconosceva che quella lettera era del re. Oggi c'è la firma di elettronica digitale, un codice che viene usato per poter dire questo sono io. Oggi noi siamo sigillati e quindi apparteniamo al Signore. E questa appartenenza è qualcosa che ci incoraggia, perché vuol dire che il Signore è quello che prende le nostre difese ed è quello che ci sostiene con la sua grazia. Quindi Paolo dichiara che si era comportato con sincerità e con semplicità, evidenzia che i suoi cambiamenti di programma non erano dovuti alla carnalità o al fatto che era una banderuola che si lasciava portare a destra e a sinistra, ribadisce la fedeltà delle promesse di Dio e ricorda che la forza, l'unzione, il sigillo e la caparra si ricevono da parte del Signore. Andiamo avanti. Chi deve leggere? Mamma, per favore. Seconda Corinzi, capitolo 1, verso 23 e verso 24. Ah no, scusa, Seconda Corinzi capitolo 1 dal verso 23 fino al verso 4 del capitolo 2. Sì, dal verso 23 fino al verso 4 del capitolo 2. Seconda Corinzi capitolo 1 dal verso 23 fino al verso 4 del capitolo 2. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita, che è per i sfamiati, che non sono più venuti a Corinto. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state salvi. Fino a questo quattro, ah. Avevo infatti deciso in me stesso di non venire ad aspettarvi una seconda volta, perché se io dirò a Cristo, chi mi rallegrerà? Se non colui che sarà stato da me rassettato, io vi ho scritto e a quel modo affinché al mio arrivo io non abbia tristezza da coloro dai quali dovrei avere gioia, avendo fiducia riguardo a voi tutti che la mia gioia è la gioia di tutti voi, poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angoscia di cuore con molte lacrime. Non già per rappresentarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. E allora cerchiamo di capire quello che qui l'Apostolo dice, alla luce anche di quello che abbiamo visto la volta scorsa nell'illustrare gli eventi che sono avvenuti tra prima e seconda Corinzi. Abbiamo detto che la prima visita di Paolo è quella di cui è raccontata in Atti, nella cui occasione la Chiesa di Corinto venne fondata. Dopodiché l'Apostolo Paolo viene a sapere dalla casa di Cloè che le situazioni lì a Corinto non vanno bene. E l'Apostolo Paolo prende e va, di questo non ci viene detto nulla di questa visita, perché deve un attimino sistemare le cose. Purtroppo la situazione non migliora e quindi l'Apostolo Paolo voleva andare una seconda volta. Però dice, non sono venuto, e qui i motivi del cambio di programma illustrato nel capitolo 1, perché ancora le cose non andavano bene. E se io fossi venuto lì, vi avrei rattristato perché avrei dovuto parlare duramente, come invece non voglio fare. In altre parole sta dicendo, vi voglio lasciare il tempo affinché vi ravvediate da tutto quello che io vi ho detto, perché il ravvedimento è qualcosa che si sviluppa progressivamente nella nostra vita. Non credete mai a quelli che dicono che tutto cambia in un attimo. Quando una persona ci offende, per poterla perdonare veramente ci vuole tempo, tanto tempo. Quando noi siamo schiavi di qualche vizio, affinché il Signore possa completamente trasformarci, ci vuole tempo, tanto tempo. E più in generale la nostra vita è un progressivo cambiamento. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, non volevo rattristarvi una seconda volta. E questo è un principio che tutti quanti noi dobbiamo usare. Quando vediamo un fratello, una sorella che si allontanano dal Signore, che in qualche modo sono caduti, riprendiamoli sì, ma con saggezza, con intelligenza.
perché altrimenti rischiamo di perderli definitivamente. Il Signore ci dia grazia di avere l'intelligenza che viene dallo Spirito e che ha guidato l'Apostolo Paolo. Lo dice: non sono venuto perché volevo risparmiarvi una ulteriore riprensione, perché io non voglio signoreggiare sulla vostra fede, ma voglio collaborare con voi nella fede. Nessuno di noi può imporre all'altro ciò che deve fare, però certo ci dobbiamo incoraggiare a fare il bene, dobbiamo collaborare l'uno nell'altro verso il bene. Dobbiamo ascoltare i consigli che vengono dalla parola di Dio e non dobbiamo cercare mai di imporre la nostra volontà, ma dobbiamo sempre cercare che sia lo Spirito di Dio ad agire affinché le cose possano essere risolte dalla mano potente del Signore. Oggi viviamo in un tempo in cui bisogna essere decisionisti, bisogna essere persone che agiscono con un certo impeto. La parola di Dio ci insegna diversamente. E noi vogliamo agire secondo l'insegnamento della parola di Dio. Avevo deciso, dice al verso 1, di non venire a rattristarvi una seconda volta, perché se io vi rattristo, chi mi rallegrerà? Non è bello riprendere un fratello o una sorella. È la cosa più antipatica. O vi divertite voi. È triste farlo. E una volta che l'hai fatto, andare a farlo una seconda volta è ancora più triste, perché porta dolore nel cuore. Perché credo che tutti quanti noi vorremmo poter dire: brava sorella, non ce ne stanno, bravo fratello, gloria a Dio, stiamo crescendo. Quella è la nostra gioia. Vedere qualcuno che si consacra al Signore. E il nostro dolore è vedere qualcuno che invece non prende mai una decisione per il Signore. E allora Dio ci aiuti in tutto questo ad avere i sentimenti di Cristo, i sentimenti dello Spirito Santo, i sentimenti dell'Apostolo Paolo, in modo tale che nella nostra vita possiamo agire in modo saggio e ricordarci quello che è scritto al verso 4, e cioè che vi ho scritto, e qui si riferisce a quando aveva ripreso la Chiesa, con afflizione, angoscia e lacrime. Perché l'Apostolo Paolo non è che era felice di quello che stava succedendo. E non è che se ne stava lì come uno dietro una cattedra che dice: non si fa così, si deve fare così, non si fa cosà, si deve fare cosà. Con le lacrime, con l'angoscia, con l'afflizione. Perché dispiace. Dispiace. Dispiace vedere qualcuno che si allontana da Dio, dispiace vedere un giovane che non vuole arrendersi a Dio, dispiace vedere una sorella che si raffredda nella fede, dispiace vedere le persone che non vogliono ascoltare l'Evangelo, dispiace, perché sappiamo la triste fine che li spetta. E questo deve animarci nell'annunziare il Vangelo. È facile dire: tu sei un peccatore. L'Apostolo Paolo diceva: Cristo Gesù è venuto per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Non era col dito puntato, era lì a dire: io faccio parte di voi, però il Signore ha avuto pietà di me. E di questa pietà vi voglio parlare. Continua l'Apostolo Paolo proprio al riguardo della situazione che c'era a Corinto per dire, Pina, Seconda Corinzi capitolo 2, i versi da 5 fino a 13. Ora, se qualcuno è stato causa di tristezza, egli è rattristato non tanto me quanto in qualche misura, per non esagerare tutti voi. Basta attentare alla punizione affittiti dalla maggioranza. Quindi, ora il contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e comportarlo, perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Perciò vi esorto a conformarvi al vostro amore, poiché anche per questo vi ho scritto, per mettervi alla prova e vedere se siete obbedienti a ogni cosa. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, lo faccio per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti, non ignoriamo nessuna situazione. Giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una volta non fu aperto dal Signore, ma non ero tranquillo nel mio spirito, perché non vi trovavo qui con i miei fratelli. Così congelatemi loro la per la materia.
Ora, da queste righe ci sembra capire che questo colpevole, che era stato in qualche modo sottoposto a disciplina, avesse offeso l'Apostolo Paolo. Infatti lui dice al verso 10: se ho perdonato perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore di Cristo. Quindi sembrerebbe capire che in qualche modo questa persona che era stata sottoposta a disciplina avesse offeso l'Apostolo Paolo, forse parlando male di lui, nel senso di mettere in dubbio il suo ministero, o forse raccontando delle cose che non erano vere su di lui. Quello che è importante considerare è che però in questo passo ci viene data qualche indicazione riguardo alla disciplina. Se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me, l'offesa personale, quanto voi. Perché quando un membro del corpo soffre, tutte le membra soffrono. Se qualcuno dovesse parlare male di voi ingiustamente, sta parlando male anche di me, perché io e voi siamo una stessa cosa in Cristo, siamo il corpo di Cristo e viceversa. Se parlano male di me giustamente, le cose cambiano. Ok? Quindi l'Apostolo Paolo dice: l'offesa, quando è resa una parte del membro, è resa una parte del corpo, è resa tutto il corpo. Il concetto dell'unità, del sentirsi parte l'uno dell'altro. Per una serie di situazioni, qualche anno fa, la nostra associazione di chiesa è stata tartassata su internet, sui social network, da accuse false e fasulle di persone che si sono qualificate per quello che erano. Ma in quel momento nessuno di noi si poteva sentire al di sopra, ma tutti quanti noi ci sentivamo feriti da tutto quello, perché sapevamo che era un attacco diabolico che aveva lo scopo di distruggere l'opera di Dio. Ma la Chiesa del Signore non può essere sconfitta da Satana. Ma in quel momento penso e spero ci siamo uniti nello Spirito e abbiamo pregato: Signore, metti fine a tutte queste cattive dicerie. E il Signore ha operato per la sua gloria. Quindi quando qualcuno rattrista un altro, egli in qualche misura ha rattristato tutti. Allora cosa bisogna fare? Si tratta qui, parla l'Apostolo Paolo, di una disciplina, di una punizione che viene inflitta da parte di chi? Della maggioranza. Evidentemente la Chiesa era stata riunita, aveva esposto il caso ed era stata presa una decisione in un'assemblea di Chiesa. Alcuni erano stati, la maggioranza, favorevoli a dare una disciplina, altri evidentemente avevano detto: no, secondo noi non è il caso. Naturalmente chi ha vinto? La maggioranza. E quando una decisione viene presa dalla maggioranza dell'assemblea, diventa poi una decisione a cui tutta l'assemblea si deve sottomettere. O mi sbaglio? Si ragiona così, eh? Perché è vero che la possiamo pensare diversamente, ma è anche vero che se siamo parte di una comunità, poi quello che si decide, a meno che non ci siano motivi particolari, è qualcosa che diventa legge per tutti quanti noi. Ora che però ci sembra di capire, questo che era stato sottoposto a disciplina l'ha capito che ha sbagliato, si è pentito, si è ravveduto, è inutile che lo tenete sotto disciplina ancora, perché altrimenti rischiate di perderlo definitivamente. È buono che quel tale, anziché essere ancora sottoposto a disciplina, gli venga confermato il vostro amore, affinché appunto non si perda, ma possa tornare a servire il Signore. Quindi lo scopo della disciplina, della riprensione, non è quello di affossare qualcuno, ma è quello di riabilitarlo. È chiaro? Quindi quando io disciplino o voi disciplinate, non lo facciamo perché vogliamo che quel tale sparisca dalla comunità, ma perché quel tale possa comprendere che sta sbagliando e che deve cambiare, altrimenti infanga la testimonianza di Cristo. E quando io o tu siamo sottoposti a disciplina, dobbiamo capire che non lo siamo perché la Chiesa ce l'ha con noi, o mi sbaglio, ma perché c'è evidentemente una situazione dalla quale dobbiamo ravvederci e rispetto alla quale dobbiamo cambiare atteggiamento. Perché lo scopo di Dio è che la Chiesa continui ad essere colonna e sostegno della verità. La comunità dei credenti deve essere un luogo dove si predica e si vive l'Evangelo e ci si comporta secondo la parola di Dio.
E quando ci sono dei comportamenti reiterati che sono contrari all'insegnamento della parola di Dio, lì è necessaria poi la disciplina. Fratello, sorella, per piacere, cambia atteggiamento, altrimenti è meglio che tu non preghi, non testimoni, è meglio che ti siedi in un banco lì in fondo, in modo tale che capisci che devi cambiare atteggiamento, ma non tanto per il bene nostro, per il bene tuo, sorella mia e fratello mio. Ora, questa disciplina che viene impartita deve essere fatta con saggezza. Lo scopo non è quello di divulgare gli errori degli altri. Chissà chi ha fatto, che ti interessa, prega. Tutti devono sapere quello che ha fatto, no? Ha sbagliato. Vorrei vedere se avessi sbagliato tu, se vorresti che tutti sapessero. Lo scopo della disciplina è far comprendere che la Chiesa è un luogo dove ci si comporta in modo santo. Perché questa è una casa di preghiera. È un luogo santo. Prego. Allora, il discorso è questo. Innanzitutto, se si potesse sapere, si direbbe. Se, molte volte le cose non si possono dire. E se non si possono dire, appunto, non vengono dette. Considero un'altra cosa. Viviamo in un tempo in cui non c'è quella semplicità di cui parlavamo all'origine. Sai quanti fratelli hanno passato dei guai per aver fatto quello che dici tu? Sai quanto ci vuole oggi ad andare a un avvocato e scrivere una lettera e metterti nei guai perché hai violato la privacy? Ci vuole un attimo. E sai cosa significa in un paese come il nostro, piccolo, ma anche in un paese un po' più grande, sapere che nella Chiesa evangelica un membro ha scritto a un avvocato e ora sono andate a finire davanti al tribunale? Sapete cosa significa? Che possiamo chiudere baracche e burattini e tanti saluti. Per questo è necessario avere saggezza. E ai tempi d'oggi, in un modo particolare, in cui più non c'è la semplicità in molti casi, agire con intelligenza. Ma per il bene dell'opera di Dio, per il progresso dell'Evangelo. Perché ci sono cose che si possono dire, cose che non si possono dire, più in generale, umiliare chi ha sbagliato, credo che serva poco. Quindi l'Apostolo Paolo dice, ora confermate il vostro amore in modo tale che si possa rialzare e rendetevi conto che, appunto, in tutto questo dobbiamo agire con intelligenza perché Satana potrebbe approfittare di questa situazione per potervi e per poterci raggirare. Ora, siccome noi sappiamo i meccanismi di Satana, sta dicendo Paolo ai Corinti, non lasciamoci ingannare da lui. Quindi siamo saggi, questo fratello, ora rialziamolo. Concludiamo il secondo capitolo, Alessandra, dal verso 14 fino al verso 17. Ma grazie siano lette a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo, che il nostro nostro spalda per tutti il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, tra quelli che sono sulla via della salvezza e tra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è questa gente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo molti da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Ora l'Apostolo Paolo dice, ma sia lodato il Signore che alla fine Lui è quello che ci dà la vittoria, il trionfo, no? È vero, io sono stato provato quasi oltre misura. È vero, lì a Corinto le cose ancora non vanno bene. Ma Dio si è lodato perché poi alla fine il Signore è quello che dà la vittoria in Cristo Gesù e per mezzo nostro spande il suo buon profumo, il profumo della sua conoscenza, davanti agli uomini. Perché Dio è capace di andare oltre le fragilità nostre e quindi delle comunità a cui apparteniamo. È un miracolo di Dio questo. Perché tutti quanti noi siamo imperfetti. Ed ecco perché sbagliamo quando diciamo vieni alla mia chiesa, vieni. No, no, vieni a lodare il Signore, a pregare il Signore, vieni ad ascoltare la parola di Dio. Noi non siamo nulla, ma è il Signore che in mezzo a noi è tutto. E noi preghiamo Dio e ci vantiamo di Dio e onoriamo Dio. Poi noi siamo peccatori, salvati per grazia, ma peccatori rimaniamo.
Ecco perché il nostro scopo deve essere quello di spandere dappertutto il profumo della conoscenza di Cristo. Il nostro evangelizzare non è un propagandare la nostra comunità, ma il nostro evangelizzare è un presentare Cristo Gesù, il Salvatore del mondo. Poi, chi riceve e accetta il messaggio, che succede? Viene salvato. Chi non riceve e non accetta il messaggio, viene condannato. Ma noi non siamo responsabili di chi è condannato, perché abbiamo assolto all'incarico che ci è stato affidato, cioè quello di annunziare Cristo. Delle volte diciamo è inutile evangelizzare, tanto non si converte nessuno. Uno, se parti con quest'idea, no? Un po' come quelli che vanno a fare, no, tanto sarà bocciato. È normale che sarai bocciato. Se parti con l'idea che sei bocciato, tranquillo. Tu devi partire con l'idea, con la consapevolezza che stai facendo un servizio a Dio, che il Vangelo è la potenza di Dio che per la salvezza di chiunque crede. Quindi ci deve essere la fede di chi ascolta. E pregare che il Signore tocchi i cuori. Poi ricordiamoci, io per primo e tutti quanti noi, che non saremo responsabili davanti a Dio per aver evangelizzato e le persone non si sono convertiti, ma saremo responsabili davanti a Dio per non aver evangelizzato. Perché la salvezza è personale, ma l'evangelizzazione è un compito della Chiesa. Quindi un giorno Dio non mi dirà, ma perché avete fatto l'evangelizzazione e nessuno si è convertito? All'inferno. No, non mi dirà questo. Ma se invece ho avuto l'occasione e non l'ho fatto, mi dirà, perché hai taciuto? Perché non l'hai fatto? Quindi il nostro compito è spandere il profumo di Cristo tra quelli che sono sulla via della salvezza. E dice, per alcuni è motivo di salvezza, per altri è motivo di perdizione. Cioè quando annunzi l'Evangelo, chi lo accetta è salvato, come abbiamo detto prima, chi lo rifiuta è condannato. Ma questo non lo decide né Dio né io e né voi, lo decide chi ascolta. Perché se ascolta e riceve è salvato, altrimenti no. E dice l'Apostolo Paolo, l'evangelista forse più noto di cui leggiamo nelle scritture, chi è sufficiente a queste cose? Chi è capace di farle? Chi è all'altezza? Chi? Ditemi un nome di chi è all'altezza. Se mi dite un nome state sbagliando, chiunque gli sia. Perché l'unico che è capace di fare queste cose è lo Spirito di Dio che verrà e convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E allora, proprio perché nessuno di noi è capace, non solo qui ma in nessuna parte del mondo, serviamo nella nostra semplicità il Signore. Portiamo quei 5 pani e quei 2 pesci che abbiamo e li diamo nelle mani di Dio. E siamo certi che quei 5 pani e quei 2 pesci che faranno? Sfameranno, grazie alla moltiplicazione, sfameranno le persone che sono intorno a noi. Questo è lo scopo di Paolo, il quale dice, noi quello che abbiamo fatto è stato non falsificare la parola di Dio, ma abbiamo parlato con sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio e in Cristo Gesù. Quindi tutto quello di cui siamo responsabili è il modo con cui noi presentiamo il Vangelo. Uno, non lo dobbiamo falsificare. Non dire alle persone, credi a Gesù che poi ti passano tutti i problemi, perché non è vero. Credi a Gesù che il Signore ti guarisce, il Signore è potente a guarirlo, ma non è detto che lo farà. Credi a Gesù per la salvezza dell'anima tua, perché Gesù è venuto per questo. Non dobbiamo falsificare la parola di Dio. E oltre a questo dobbiamo parlare con i giusti sentimenti, mossi dalla sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Cioè dobbiamo parlare da parte del Signore. E ricordarci che quando parliamo del Signore siamo alla presenza di Dio, che registra ogni cosa, e che siamo parte del corpo di Cristo, e che quindi dobbiamo comportarci in modo tale da poter onorare questo nome che abbiamo. Andando più avanti, l'Apostolo Paolo, lo vedremo venerdì prossimo, parlerà del nuovo patto che in Cristo Gesù ci ha. Ma questa sera ci vogliamo ricordare le cose di cui abbiamo letto, e cioè il fatto che il nostro modo di agire deve essere sempre motivato dai sentimenti di sincerità e di semplicità. Ci dobbiamo ricordare che le promesse di Dio hanno il loro sì ed amen in Cristo Gesù. Ci dobbiamo ricordare che quando c'è una situazione che non va bene agli occhi di Dio, deve essere corretta con i giusti sentimenti, ricordandoci che lo scopo finale è quello di rialzare chi è caduto, ci vogliamo ricordare che il Signore alla fine, malgrado tutto, è
è quello che ci fa trionfare in Cristo Gesù e con la sua potenza sovviene alle nostre incapacità e ci rende idonei a spandere il buon profumo di Cristo nel mondo. Vogliamo pregare, Signore, aiutaci proprio a fare questo. Andiamo sulle nostre ginocchia, se possiamo, chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo il nostro capo, preghiamo il Signore con tutto il cuore. Ogni bisogno lo conosciamo che c'è in mezzo al popolo di Dio, lo vogliamo presentare davanti a Dio e dirgli, Signore, noi rimettiamo ogni cosa nelle tue mani, ti preghiamo, stendi la tua mano ancora oggi per guarire, per liberare, per salvare, per battezzare con lo Spirito Santo, per operare in modo miracoloso. E il Signore che è presente ascolterà le nostre preghiere e al tempo opportuno opererà per la sua gloria. Benedetto il nome di Dio.